Ciao a tutti, torno da Lucky Master, giochiamo con 2320, non proprio al top del rating, però comunque, e quindi 3, via. Ritorniamo ai vecchi amori della Mises. Quantomeno in apertura dovremmo cavarcela senza troppi problemi. Cavallo attacca il 5, arrocchiamo corto. Doppio fianchetto con l'idea di premere sul pedone in E5. Ci sviluppiamo. Qui la batteria donne alfiere di donna del nero puntano al cambio del nostro forte alfiere in G2. Eventualmente con l'idea di spingere il pedone H, noi cercheremo il nostro controgioco al centro. Ok, già H6 ci toglie D5. Però di fatto il nero si preclude l'opportunità di spalancare la colonna H e noi ne approfittiamo con una mossa come 4. Andiamo ad aumentare la pressione sul pedone nero in D5. E qui il nero può cambiare, cosa che fa. E noi riprendiamo di pezzo. Ok. Ok, adesso qui la situazione si fa interessante perché gli arrocchi sono eterogenei. E quindi è una gara che arriva prima. Intanto si inchioda l'alfiere di 6. Ok. Torre D5, sembra una casa naturale per la nostra torre. Bisogna solo fare attenzione a cavallo B4, però. Il cavallo A2, il pedone in A2 in questo momento è più un intralcio che altro. Avere la colonna aperta sarebbe un'ottima briscola per il bianco. Cavallo D4 per il nero sarebbe un grave errore. Per cavallo D4 e si difende la donna. Ok, qui togliamo la casa G4 alla donna nera. Ok, qui potremmo continuare a dar fastidio alla donna nemica. Aumentiamo invece la pressione sulla colonna D e adesso potremmo mettere in atto il piano C4 o C5. Dunque, qui il nero che cosa può fare? Può spingere il G5, però il cavallo controlla questa casa. È vero che si aprirebbe la colonna G, però noi avremmo un pedone. Ok. Questa mossa ha come idea quella di sostenere sia la spinta in G5 che il pedone in E5. Ok. E qui è interessante in alcune linee una mossa come H4. Però non so se giocarla subito o se spingere in C5. Ma io spingerei subito. L'idea è che se si cambia in H4, riprendiamo di cavallo e questo cavallo sarebbe molto ben piazzato. Sostenuto da G3, controllerebbe G6, F5, che tra l'altro è un'ottima base d'appoggio, essendoci il pedone in E4, e poi in alcune varianti potrebbe sempre tornare in F3, quindi. Se invece si spinge, si vanno a chiudere due colonne importanti contro il nostro re. E quindi noi potremmo poi concentrare il nostro attacco al centro e sul lato di donna. Ok. E qui è arrivato il tempo di contrattaccare. Ok, qui attacchiamo
Allontaniamo la torre nemica dalla colonna G. Ha perso anche un tempo, tra l'altro. Tre modi per riprendere in D8. Credo che il più efficace sia di re. Però non ci metto la mano sul fuoco. Sicuramente col cambio dei pezzi pesanti, l'attacco contro il nostro re è meno pericoloso. Tra l'altro, la donna attacca anche ai raggi X il pedone in H5. Questo pedone, però, che è stato necessario spingere in C5 per cambiare le torri sulla D, adesso è sotto l'attacco dei pezzi del nero. Ok, ha ripreso le alfiere, quindi non è più sotto attacco e va bene. Questa mossa è interessante. Qual è l'idea? Si aumenta la pressione contro il pedone in G5 e al tempo stesso si difende preventivamente il pedone in C5. Vediamo se adesso il nero andrà a difendere il suo pedone con G4 oppure cambiando in H4. Altre mosse interessanti per difendere questo pedone, forse l'unica è donna E7, però non mi sembra proprio nello spirito della posizione. E in ogni caso abbiamo anche alfiere C1 che aumenterebbe la pressione contro il pedone in D5. Ok, il nero ha spinto, il bianco adesso ha un cavallo sotto attacco. Qual è la casa migliore per questo cavallo? F5 non sarebbe niente male, però al momento non vedo il modo di arrivarci. Anche D5 non sarebbe male. Per piazzare il cavallo in D5, potremmo eventualmente eseguire questa manovra che ci costa quattro tempi, però darebbe un'ottima briscola al bianco. Il nero deve fare attenzione a spingere in F5 perché indebolirebbe non poco il pedone E5. E in alcune varianti c'è anche l'ingresso della donna in H6, caso da cui andrebbe ad attaccare sia H5 che F6. Prima però bisogna occuparsi della posizione del cavallo G1. Poi anche questo alfiere non gioca moltissimo e quindi bisogna cercargli una sistemazione migliore. Vantaggio di tempo per The Lucky Master, che conosce in maniera discretamente buona l'apertura Mises. Quelle posizioni pari sostanzialmente, dove però è difficile trovare un piano per entrambi i giocatori. Qui in realtà, secondo me, il bianco è preferibile proprio da un punto di vista pratico, perché ha la casa H6 per attaccare questi due pedoni, soprattutto quello H5, ha la manovra cavallo E2, C3, D5. E poi in alcune varianti potrebbe anche seguire A3, B4, B5, con idea di attaccare il re avversario. Ok, qui adesso il pedone A2 è meglio tenerselo, per un motivo molto semplice. Non abbiamo più le torri che possono andare in A1 e premere contro l'arrocco nemico. Quindi, semplicemente, visto che il pedone B3 è difeso dalla donna, spingiamo a 3. Guadagniamo un tempo attaccando il cavallo.
E prepariamo B4 che va a difendere C5. Ora, anche nelle posizioni più normali, bisogna fare attenzione perché l'errore è sempre in agguato. Ad esempio, giocare donna D3 sarebbe un grave errore per cavallo E1 scacco e ci sarebbe il famoso occhiolino. Decisamente migliore sembra la mossa donna C3. Si controlla E1. Si attacca il cavallo e si difende B3 che è attaccata dalla donna. Ok. Adesso si attacca due volte il pedone B3. Quindi, prima di giocare una mossa come donna B3, che darebbe la possibilità al nostro alfiere di attaccare il cavallo forte in D4, giochiamo una mossa come, e qui non abbiamo tantissime, B4. Qui adesso bisogna fare attenzione ad una mossa come donna A2 o anche donna B3. Allora, donna B3, interessante. Potrebbe seguire il cambio e poi cavallo E2, con idea re F1, E1, D2, D3, centralizzandoci. L'altra è donna in A2, però di fatto il nostro avversario ci offre fatta e noi la rifiutiamo. Per quale motivo? Interessante. Abbiamo più tempo a disposizione, 3 minuti e non sono pochi. E tra l'altro, secondo me, il bianco è proprio messo meglio. Ad esempio, con una mossa come donna D3, si difende il pedone 4 e si libera la diagonale all'alfiere B2, che può essere cambiato per il forte cavallo in D4. Questo pedone è parecchio debole e il cavallo ha delle possibilità interessanti legate alla manovra E2, C3, D5. In caso di spinta, probabilmente cambieremo in D4. Ok, qui catturiamo in E4 senza colpo ferire. Ok. Ah, ok. E qui dobbiamo cambiare. F3. Qui cerchiamo un po' di scioglierci. Tra l'altro abbiamo due isole pedonali, una e due, contro una, due e tre. Ora qui potremmo riprendere di cavallo o di re. Di cavallo si va ad attaccare il pedone in E5, non è niente male, però io direi di andare in col cavallo in F3 dopo che il re bianco è centralizzato. Non lo so, io qui preferisco il bianco. Ha più tempo, il re più attivo. Due isole pedonali contro tre. Adesso si attacca in forze il pedone E5. Tra l'altro bisogna fare anche attenzione a B5 che allontanerebbe il cavallo dalla difesa del pedone E5 che è attaccato in forze dal bianco. Allora B5, cavallo A5. Vediamola un po'. Io qui mi aspetto cavallo A5 con idea cavallo C4.
infatti. Però adesso. Possiamo giocare una mossa come alfiere per E5. Ok. Cambiamo. Difendiamo, meglio, ci togliamo dall'attacco del cavallo C4. Abbiamo un pedone in più. Non è facile da sfruttare. Finché possiamo, e qui c'è anche il temino di sfondamento da manuale, solo che con la presenza del cavallo qui non so se può funzionare. Ora, intanto ci togliamo ulteriormente dall'attacco del cavallo. È una gara tra il cavallo che prova a mangiare i nostri pedoni e noi che cerchiamo di impedirglielo. E adesso qui l'obiettivo è quello di catturare il pedone in A7 con il nostro re. 3 minuti e 39 contro 27 secondi. Continuiamo il nostro piano. E qui credo che ormai la partita sia decisa. Allora, qui non diamo niente, controlliamo la casa d'ingresso G4 con il nostro cavallo e adesso questo pedone dovrebbe essere sufficientemente in forze per andare a donna. Da solo, fare attenzione che subito su donna A7 c'è cavallo C8 scacco e il cavallo sarebbe sacrificato, la posizione sarebbe comunque vinta, però ci andremmo a complicare la vita non poco. E quindi giochiamola più pragmatica. E qui non so se è fatta, ma ormai. Ormai, un po' speculando sul tempo, però d'altro canto anche il tempo fa parte del gioco. Quindi il vantaggio era netto. Secondo me la posizione era vinta, non ci siamo voluti impelagare. E nella variante legata sostanzialmente al sacrificio del nero sul pedone libero, e poi cercare comunque sia di vincere con i due pedoni e cavallo contro re e cavallo sul lato di re, e in ogni caso in questa posizione non so se hai vinto oppure no, però diciamo che era tale per cui The Lucky Master si porta a casa altri 3 punti con no chance e quindi. Augura buon sabato a tutti e alla prossima. Iscrivetevi al canale.